percepisco il ruolo del gran dorsale, del gran dentato, anzi del dentato anteriore, degli obliqui, insomma il ruolo del powerhouse nel movimento delle braccia. Quindi abbasso le braccia, solo le braccia e ritorno su. Quindi solo movimenti di braccia, flesso estensione del braccio, della spalla per intenderci. Ovviamente non oltre i 90 gradi. In questo mi aiutano tantissimo i poggiaspalle, detti shoulder rest, ok? Perché mi danno la sensazione proprio di andare ad attivare dall'ascella il powerhouse. Molte volte le persone non riescono a tenere neanche le gambe a tavolino. E allora in questo caso questo esercizio mi fa capire che 100 tradizionale con le cinte, le gambe tese, non è ancora il caso di fare, ok? Quindi da qui io riesco a capire quanto è forte il cliente. E poi da qui posso andare lateralmente, ma entro il piano scapolare, quindi non troppo aperto. E spingendo dalle ascelle inizio a battere con vigore ed energia, 5 inspirando e 5 espirando. Inspira, allungo le braccia e tengo il capo fermo, mi raccomando, inspiro, and out, ancora, inspira, and out, ricordiamoci il risucchio dell'ombelico, inspira, a volte io gliene faccio fare anche un pochino meno di 100, soprattutto se mi hanno fatto la preparazione,